Le borse europee chiudono contrastate, con Londra nel rosso dello 0,2%, Parigi in leggero rialzo e Francoforte invariata. In questo contesto, Piazza Affari ha abbandonato gli iniziali rialzi per cedere circa un punto netto percentuale. Sul listino milanese pesa l'andamento delle generali, le cui azioni sono reduce da lunghi rialzi. L'amministratore delegato Mario Greco ha presentato a Londra un nuovo piano industriale che prevede una rifocalizzazione sul core business assicurativo ed un maggiore contributo del ramo danni, che rappresenteranno entro il 2015 il 50% del risultato contro l'attuale 35%. In rialzo lo spread oltre 265 punti base.